c'era un grande lavoro, enorme, veramente, i fotografi lavoravano intensamente. Io ho paura che la memoria fotografica viene cancellata attraverso questa mancanza di immagini che vengono stampate in un certo modo, in una certa maniera, perché bisogna guardare anche il percorso storiografico. Ah, ma sai, io vado a fare un servizio, non compro le pellicole. Ma scusami, le pellicole fanno parte del materiale, ma fanno parte di poter fare queste cose. Cioè, è avvenuto un cambiamento così radicale. Sì. Il riuscire a leggere le immagini, non a guardarle, leggerle, non è una cosa. Io ho aperto lo studio nel 61. Perciò mi arrivarono le prime cose di Nikon, certo. E allora mi arrivò la Nikon in Italia. Io sono bellissima, bellissima. Libro con Gesualdo Bufalino, in cui descrive i personaggi come i dannati dell'inferno, certo, che si muovono in un vortice di, certo, di forza. Io, sai, sulle feste ho fatto tantissimo, certo. Mi sono fatto molto prima di cose, certo, di come si chiama? Salgado. Certo. E io senza appoggio di nessuno, certo, perché io avevo una semplice Leica appesa, certo, con un 50 e basta. E guarda questa lì, addirittura con, mamma, guarda, con il 24, sì, con il 21, addirittura con i goccini delle gocce, sì, delle, sì, cose, sì, che mi arrivavano. La grande pausa prima di entrare nel tempo. Ecco, questo l'ha impaginato proprio Federico Motta. Ah, in persona? In persona, lui va. Così come questo l'ha fatto Enzo Sellero in persona. Certo. L'aveva affidato prima a due grafici, non contento, dice all'ultimo lo faccio io. Mm-hmm. E la pausa, come nella musica. Certo. Fotografia, come nella musica, c'è la pausa. Sì. Il bianco è il momento, certo, è il momento della riflessione. Ecco, c'è talmente tanto che... Vieni, faccio girare tutto lo... come sono sistema qui, ho i e qui esempio come sono attaccate tutto. Il problema grande, sì, è l'archiviazione, sì, esatto, poter catalogare, sistemare, portare avanti con estrema facilità, perché qui mi trovo con centinaia di migliaia di negativi, molti sono, per esempio, quasi tutto questo è tutto, diciamo, catalogato, anche con le rovinature fatte, perché è importante avere anche i provini, rovinare tutto, sì, è importante perché capisci la, certo, la successione dell'immagine, certo, cioè questa immagine, in questo libro esce questa, ma che cosa c'è prima e dopo? Certo. Tutto viene catalogato con la rovinatura. Attraverso la provinatura capisci l'origine di ogni immagine prima della selezione di quello che fai. Questo è estremamente importante. Ora, il lavoro è enorme, enorme, perché qui ti trovi centinaia di migliaia di... Mamma mia! Tutti questi mobili, vedi, sono pieni. Se tu pensi, questi qui sono 20 anni di feste, non sono neanche provinate. Sì. Oh Madonna! Vieni, vieni, vieni!
caos. Questo insomma è dove io passo tante giorni. Posso stampare sino a 2430. Questo è esempio sulla Pasqua. Di quanto lavoro che guarda che bella che è. Guarda che bella concezione, sì. Come sintesi, cioè certo. Movimenti, rotatori che sì, si muovono sì, tutti sì. Attorno a delle forme, sì. Cioè, andiamo quasi in un rapporto con il paesaggio. Una cosa, no? Una cosa straordinaria, sì. Di un'invenzione. Sì. Fuori del comune, sì. Ma però su 24 giorni, cioè ma prima quante stampe hai qua? Migliaia, sulla Pasqua, cioè ci sono delle cose, poi ci sono anni 70, neorealismo, ora questo è esempio sui bambini, questo è un lavoro che è in embrione che stiamo portando avanti, ma che ancora devo catalogare, devo guardare. Mamma mia, vedi che bella come stampa. Sì. Guarda che meraviglia. Allora. Poi ti faccio vedere i 40 e 50. E a mano ecco che si va avanti. Ah, questo. Cosa ti mostra? Questo è una specie di pentagramma musicale. Questa chi l'ha comprata? Alex Maioli. Ha voluto però la prima stampa in assoluto. Tu vuoi stampare? Meno male che non è stampata bene. Meno male che non è stampata bene. Ecco, queste sono tutte. Questo è il progetto, progetto che stiamo portando avanti su. Grande per fare il fotografo. Ecco, questo è il lavoro più immediato che ora uscirà appena riesco a mettere nero su bianco come concezione di catalogazione. Bellissimo. Ma la maggior parte di queste cose che immagini che hanno 30 anni, 40 anni, hanno tutto. Guarda che bella questa. Questa è una. Ah, sì. Anche per questa un grande scrittore ha scritto una pagina straordinaria in cui parla dello sguardo volpino del personaggio che gioca con i bambini e quello il bambino che lo guarda. Sì. Ne fa un discorso letterario di primordine che ne racconta il tutto. Questo sui bambini è il prossimo libro che devo uscire io. Sì. Con chi? Ancora tutto in mente. Anche perché voglio scrivere io, a me piace molto scrivere. Non so suonare, qualche parola, qualche pagina riesco. Poi mi correggono i miei. Ma quella delle maestranze. Degli emigranti che sono usciti fuori e tornando dai paesi d'Oltralpe, soprattutto paesi vittoriani, Belgio, Inghilterra, e poi tornando hanno trasformato le loro case con un liberty straordinario, di grande invenzione, una rielaborazione, perché poi pensa, i siciliani non hanno inventato quasi nulla, tutto quello che è arrivato viene d'oltre
d'oltre, diciamo, oltre lo stretto. Il barocco è arrivato da noi, sì, è arrivato il grande barocco romano, cioè, però qui è diventato barocco siciliano nei vari aspetti, sino a dopo il 1696, dopo il grande terremoto, che ha trasformato il tardo barocco in un barocco straordinario, che è quello che poi quello che è entrato come patrimonio dell'UNESCO. Ecco, ci sono tutti questi risvolti straordinari che portano a, una, a un linguaggio prettamente siciliano. Che questo, chiamano rococò, ma non è nemmeno, perché lo chiamano rococò perché è più fiorito, ma non è nemmeno perché è qualcosa di particolare. Il rococò non è nostro, non è nostro. Il rococò per eccellenza è a cosa? Nelle Puglie, cosa? Qui ha un linguaggio diverso. Qui ha un linguaggio completamente diverso, tutto, così come l'arco normanno. È una cosa, un'invenzione prettamente siciliana, non ha niente a che spartire con quello peggio, dolciante, è una situazione completamente diversa. Insomma, ci sono tante cose che bisognerebbe portare avanti. Quando eravamo a Palermo, sia io che Piero Buccione, questo grande pittore, lui organizzò una mostra a confronto, pittura e con fotografia. E in quell'occasione lui scrisse un pezzo straordinario che non fu più pubblicato. E allora in quel caso abbiamo voluto ripubblicare questo testo con una mostra dedicata sia a lui. Questo è Sciascia dipinto da Buccione e poi c'è Sciascia fotografato da Leone. Poi i paesaggi di Piero Buccione a confronto dei paesaggi miei. Piero Buccione fotografato da me e io dipinto da Piero Buccione. È il doppio, è il gioco degli elementi. Ci sono tre testi bellissimi, di straordinari persone. Il doppio di ognuno. Il doppio di ogni cosa. È il punto di ispirazione del mio lavoro. Parte da questo balcone. Da questo balcone si sviluppa tutto il lavoro. Ecco perché il fotografo deve avere occhi buoni. E in questo senso si può, esempio, e apro con il ritratto proprio dell'amico Buccione, la fanciulla che del balcone del Settecento che si affaccia e si propone al pubblico, cioè è sempre fanno parte di quei balconi che io ho fotografato, e come attingo al vero di queste cose. Ad esempio è una cosa straordinaria, si rifà a Guidemo Passante, l'avete parlato, Guidemo Passante pensò tutta una vita a venire in Sicilia, voleva visitare le cose che aveva visto, e aveva visto una cartolina della Venere Andolina di Siracusa, poi si innamorò profondamente di quest'immagine e venne giù, fece un giro della Sicilia, scrisse quel famoso libretto La Vigne Errante, bellissimo. E poi quando arriva finalmente a Siracusa ed entra nella sala dove era questa scultura, e lui gira attorno a questa scultura, la palpa, la tocca, la gira e scrive, dice: non è la Venere di Milo, non è la più bella fra le donne, ma è la donna a cui ogni uomo vorrebbe possedere. Bellissimo queste frasi. E le faccio un accostamento con questo gioco di personaggi. Se un fotografo non ha questo immenso mosaico dove attingere e continuare un certo tipo, non può pensare: io prendo la macchina e vado a fotografare questo o quell'altro. Deve averlo, poi in lavoro scuro riesce a inventare o trasformare. Sulle emozioni, sul concetto, sul rapporto fra il divino e il meraviglioso come concezione, la concezione del quasi astratto, cioè della convinzione del visitatore che vuole visionare e vedere le cose, un po' come la concezione del Vangelo, San Tommaso che vuole vedere e toccare. Da questo concetto io mi trovai un giorno in una strada dove c'era
avevo sentito parlare di questa apparizione di una Madonna. Sì. Mi trovo a passare lì e mi trovo una folla attorno a un albero. Per fortuna avevo la Leica con un obiettivo, un grandangolo e il normale. Sceso e sono entrato in questo. Ci fu un momento di. Proprio di visione a così collettiva e cominciarono tutta la gente lì e io con la macchina fotografa guardavo verso l'alto e loro mi pungevano, fotografa lì è l'apparizione, ma dico dov'è? Io non lo vedo, ma lei e c'era questa specie di isterismo e io incominciai a fotografare l'emozione di questa gente e fatto un servizio straordinario, quando faremo una proiezione su questo argomento particolare. Tu non hai visto comunque questa apparizione? Io non l'ho visto, non l'ho visto, ma sai, in queste cose è tutta una visione particolare, ma questi mi pungevano. Ma loro vedevano? Loro, c'era chi vedeva, chi non, no, perché vedevano uno spiraglio nel cielo, che si, una luce che scendeva, e allora cominciavano a interpretare. L'isterismo collettivo diventa contagioso, però c'era qualcuno addirittura con le lacrime agli occhi e io dico ma io non vedo niente mai. Allora io vi voglio portare al bar, vi prendete un dolcino di quello buono. Sì.